Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Forconi prosegue la protesta del movimento Mandela. Obama, la vostra libertà, la sua eredità. Istat, il PIL ferma la caduta dopo 2 anni. Prosegue la protesta dei Forconi contro le politiche di austerità in Piemonte, Liguria e Lombardia, ancora molti presidi, vertice con il ministro dell'interno Alfano. Lettera aperta intanto di Beppe Grillo ai responsabili delle forze dell'ordine. Unitevi alla protesta, non proteggere più questa classe politica. La vostra libertà e la vostra democrazia sono la sua eredità, così Barack Obama durante la cerimonia solenne in memoria di Nelson Mandela a Johannesburg. Storica stretta di mano tra Obama e Castro, decine leader mondiali all'evento per l'ultimo saluto a Mandela, morto lo scorso 5 di dicembre. I funerali solenni si svolgeranno il 15 dicembre. Il PIL nel terzo trimestre del 2013 segna una variazione congiunturale nulla, interrompendo la caduta iniziata nel terzo trimestre del 2011, lo rileva l'Istat. Frena l'entusiasmo per il dato il presidente di Confindustria Squinzi. La discesa sembra attenuarsi, ma non possiamo dire che siamo fuori dalla crisi. Arrestato dalla direzione distrettuale antimafia, Cipriano Chianese, il re delle ecomafie, già ai domiciliari e legato al clan dei Casalesi, è accusato di avvelenamento delle falde acquifere e disastro ambientale. La forestale intanto ha scoperto esalazioni tossiche vicino al parco del Vesuvio. 2 soldati francesi sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana 3 giorni dopo che la Francia ha inviato le sue truppe nel paese. Si tratta di 2 paracadutisti uccisi durante gli scontri con miliziani islamici avvenuti nella capitale Bangui, messa a ferro e fuoco. Addio all'attrice statunitense Eleanor Parker, che negli anni 50 ottenne 3 volte una nomination agli Oscar. È morta a 91 anni in un ospedale in California. Eleanor, il cui successo fu consacrato dalla partecipazione al musical Tutti insieme appassionatamente, aveva debuttato nel 1941 nel western La storia del generale Custer. Massimiliano Allegri non fa calcoli alla vigilia della sfida contro l'Ajax, decisiva per il passaggio del turno in Champions League. È una partita importante, dice Allegri, al diavolo basterà un pareggio per ottenere il passo per gli ottavi di finale.